Buonasera e bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, non vi spaventate perché questa sera faremo una ricettina, ma non sarà come la ricetta dell'altra volta. Se non avete capito di cosa sto parlando, andatevi a vedere il mio video della super frittata light con le verdure. A me sinceramente ha fatto solamente veramente tanto ridere e nulla, quindi almeno per apprezzare il coraggio di una che fa i video sulle frittate. Ecco. Comunque, se vi piace questa tipologia di video e stare in mia compagnia, iscrivetevi al canale e lasciate un like, mi raccomando, perché mi aiuta a supportare il canale. Allora, questa sera, così, ho detto, ma che devo fare oggi? Facciamo la pizza? Sì, facciamo la pizza. Voi dovete sapere che io ai tempi del lockdown ero diventata super specializzata a livelli che proprio, cioè, benedetta Parodi Sposta, di super ricette, me le scambiavo con mia mamma, con chiunque, con mia suocera, con chiunque mi scambiavo le ricette, ma sono arrivata al punto di dire a mio marito: amore, ma perché noi che siamo diventati così bravi a fare la pizza dobbiamo comprare le pizze? Ormai non ha senso farci portare la pizza a casa. La faremo sempre noi. Sì. È finito il lockdown, è praticamente il primo sabato, perché era ovviamente il sabato, la giornata della pizza, era la giornata mondiale della pizza, penso per tutti. È finito il lockdown e il primo sabato mio marito mi ha detto: amore, lo facciamo la pizza? E io gli ho detto: ma sei impazzito che mi metto a fare la pizza? Mi devo mettere qua con tutto il disordine, la farina, il bambino che vuole fare la pizza e nel frattempo si combina chissà che cosa dentro casa, la farina pure dentro le orecchie. Niente, non c'è motivo, relax. E quindi nulla, fondamentalmente sì, la facciamo, però non sempre. Però devo dire che questa ricetta viene veramente buona, perché viene alta e soffice. Se vi piace questa tipologia di pizza, allora andiamo a farla. Andiamo. Allora ragazzi, cerchiamo di essere un po' più professionali dell'altra volta. Qui ci sono gli ingredienti, come vedete, le due farine, l'olio, e poi abbiamo il sale, lo zucchero e il lievito che io di solito faccio sciogliere direttamente dentro l'acqua tiepida. E qui abbiamo la ciotola dove metteremo il nostro impasto. Iniziamo con la prima parte di farina che vado a mettere appunto nella nostra planetaria, perché io lo faccio con questo, mi trovo bene. L'altra parte, e poi sale, zucchero pure. E ora procediamo mettendo l'olio. Attimo di indecisione, amici. Volevo mettere prima questo, ma poi alla fine cambio idea e metto l'olio. Quindi questi 50 ml di olio dentro il nostro impasto e faccio andare la planetaria. Inizio ovviamente ad amalgamare un pochino le due farine e tutti gli ingredienti insieme per poi successivamente mettere il nostro lievito che ho fatto sciogliere appunto come vi dicevo con l'acqua. 400 ml di acqua sono consigliati nella ricetta per farla venire abbastanza morbida, ma se vedete che l'impasto è veramente troppo troppo morbido e non viene bene nemmeno a, diciamo, a uscirlo dalla planetaria, aggiungete poco poco di farina. La consistenza, diciamo, finale è proprio questa, quindi non vi spaventate se la vedete troppo morbida perché poi successivamente verrà veramente buona. Poi la coprite con un po' di pellicola trasparente e la lasciate in forno spento, ovviamente, però a riposare lì che lievita benissimo per un'oretta circa. Successivamente, poi una volta pronta, la cosparruete di salsa di pomodoro e la infornate nuovamente. Almeno noi la inforniamo ovviamente senza mozzarella, altrimenti poi si brucia tutto. E successivamente qui stiamo mettendo i condimenti. L'abbiamo fatta questa con il salame piccante, un po' di cipolla e mozzarella a volontà, perché a mio marito piace tantissimo piena 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 di proprio di formaggio. E una volta fatto questo, poi la inforniamo nuovamente, ma per qualche minuto veramente, il tempo che proprio la mozzarella si sciolga bene.
Allora, ragazzi, non è venuta alta come al solito, ma perché ho fatto due teglie, però è veramente sofficissima. E niente, quindi la ricetta ce l'avete adesso a Cattadivillo. Una buona serata e buona cena. Alla prossima!